Ciao ragazzi, benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli in versione Friday Night. Abbiamo spostato l'evento, insomma la nuova puntata al venerdì e parliamo di True Crime Groupies, le groupies dei serial killer. E annuncio subito che in realtà la puntata di questa sera parlerà anche ovviamente di elementi maschili, perché non è ovviamente semplicemente, insomma, mi metto in posizione salva considerando gli estremismi di questi tempi. Ovviamente non è una questione che riguarda solamente le donne, ma ovviamente essendo largamente i serial killer che fanno più, che suscitano più sentimento di genere maschile, ovviamente anche la maggior parte delle true crime groupies, come le ho chiamate questa sera, sono ovviamente donne, e vedremo, andremo a conoscere come in realtà sono donne anche con un livello di istruzione piuttosto elevato, con dei posti di lavoro occupati, insomma, in ambiente anche in qualche maniera legato all'ambiente istituzionale alcune volte, e comunque persone che evidentemente, insomma, le cui mancanze, se vorremmo andare a trovare delle lacune dal punto di vista psicologico, evidentemente non affondano all'interno della, come dire, un certo livello di risultati ottenuti nella vita o un posizionamento all'interno della vita, ma sarà evidentemente qualcosa di più dettagliato. Conoscete la dolce signorina dei piselli? Ora, al di là della facile ironia, Sweet Pea Girl è una persona da cui dobbiamo partire, è stata una persona da cui dobbiamo partire, di cui purtroppo non si hanno fotografie. Il fatto risale al 1895, ma io parto da qui per la nostra, diciamo, per la nostra indagine di questa sera, perché Rosalind Bowers, la cosiddetta dolce ragazza dei piselli, si presentava tutti i giorni in tribunale durante quello che è stato uno dei primi processi, tra virgolette, mediatici del True Crime nel 1895. Siamo all'interno della vicenda relativa a Theodore Durant, uno dei primi serial killer, definito il demone del campanile, che uccise e violentò e mutilò alcune, in particolare due, se non probabilmente di più, anche se le prove riguardano due donne all'interno di un campanile all'interno in realtà dei locali di una chiesa, per poi andare a porre e a deporre il corpo all'interno di questo campanile. E Rosalind Bowers è stata una delle primissime cosiddette groupies, che si presentava sistematicamente ogni giorno con un mazzo di fiori di piselli, tentando di consegnarlo a quello che era il suo, sostanzialmente il suo idolo, il suo eroe. Questo è l'inizio praticamente della storia del true crime, delle true crime groupies, e riguarda quindi la faccenda di Henry Theodore Durant, che è stato un serial killer che alla fine del 1800, negli ultimi 10 anni del 1800, ha ucciso quindi almeno queste due ragazze, in particolare Blanche Lamont di 20 anni e Millie Williams di 19, probabilmente entrambe sue amiche, e probabilmente in qualche maniera assolutamente in condizioni di non poter sospettare di questo personaggio, che era anche un personaggio, oltre ad essere estremamente affascinante, era tutto sommato timido, assolutamente all'interno di quella che era la società dei tempi, oltre a essere stato un medico in formazione al Cooper Medical College di San Francisco. Quindi questo legame con questo personaggio e il legame con la chiesa Baptista Emanuele, che era la stessa chiesa che frequentavano, le portò praticamente a perdere la vita a causa di questo personaggio, che adesso vi faccio vedere. Qualche foto di lui ovviamente si può ottenere, anche la chiesa Baptista Emanuele in cui praticamente si prodigò in questi atti terrificanti, il cosiddetto demone del campanile, ma è da lì che iniziò una quantità di donne di tutte le età che affollavano, iniziò praticamente il fenomeno di affollare le aule di tribunale per dare un'occhiata all'assassino, per una serie di motivazioni probabili che sono state studiate durante gli anni e che adesso io vi farò
vi descriverò sostanzialmente nel dettaglio per fare in modo di capire da dove proviene e come si sviluppa questo elemento particolare che va ad aggiungersi e si è andato ad aggiungere negli anni in maniera molto, molto, diciamo, in parallelo rispetto a quello che sono stati i crimini veri e propri. Questo è stato, diciamo, l'esordio, ecco, possiamo chiamarlo così, del nostro fenomeno delle true crime groupies, però in realtà questa cosa è andata crescendo. La signorina Rosalind Bowers, la cosiddetta signorina dei fiori di Pisello, stette vicino al signor Durand fino alla sua condanna a morte. Lui fu impiccato il 3 aprile del 1897 e scomparve praticamente nella storia, ma è praticamente una rappresentazione di quello che è l'inizio di un fenomeno incredibile, che è troppo incredibile probabilmente in realtà. I discorsi che abbiamo già fatto relativi all'alienazione della società, alla sostituzione degli obiettivi, alla incapacità di stare all'interno di quelle che sono le dinamiche sostitutive del nostro periodo storico, tra l'altro al salire con quello che è un ambiente incredibilmente tecnologizzato e quindi una solitudine eventuale che aumenta, assieme a tutte quelle che sono le radici del male, che possono essere rappresentate da una educazione di tipo religioso, da un'educazione che nega il sesso, dalla incapacità di trovare un vero e proprio posizionamento dal punto di vista, diciamo, egocentrico di alcune di queste donne all'interno della società, provoca un tipo di comportamento che oramai è qualcosa veramente di frequentissimo. E io ho identificato sostanzialmente quattro livelli, quattro motivazioni, quattro gruppi di motivazioni principali che possono rappresentare il comportamento di queste true crime groupies. Anche se, di nuovo, ripeto, si tratterà anche di uomini, e in particolare con un elemento che vedremo particolarmente determinante. Ma andiamo a vedere quelle che sono le motivazioni. Il primo gruppo che è stato studiato e identificato da tutti quelli che sono i sociologi e gli psicologi, i psichiatri, i forensi che si occupano sostanzialmente di questo tipo di evidenze, è l'ibristofilia. È un disturbo psicologico, psichiatrico abbastanza nuovo, sicuramente legato a una crescita del crimine mediatico negli anni, insomma, che hanno praticamente riguardato tutto il secolo scorso e che purtroppo ancora non sembra essere assolutamente in termini di remissione. L'ibristofilia, che cos'è? La capacità o in qualche maniera la condanna ad essere sessualmente eccitati dalla violenza commessa dagli altri. L'ibristofilia è sicuramente una delle due motivazioni della creazione di queste true crime groupies a frotte effettivamente all'interno dei tribunali, e tra l'altro si divide in due tipologie fondamentali. L'ibristofilia diretta, che è quella quindi dell'eccitazione relativa all'eccitazione sessuale nei confronti della violenza commessa dagli altri, e quella che viene chiamata l'ibristofilia vicaria, ovvero la sensazione, il desiderio in realtà di voler avere la sensazione diretta delle visioni di violenza che sono portate sullo scenario della realtà da questi personaggi. Quindi sostanzialmente una persona che non può effettivamente mettersi nella condizione, o che non riesce, o che per fortuna non riesce a trovare lo sfogo, insomma, per portare a termine queste fantasie, che, come ho già detto in molte puntate della Botteguccia, attenzione, guardatevi dentro, che sono molto più diffuse con l'alienazione che viviamo di quello che pensiamo, si manifesta con questa ibristofilia di tipologia vicaria, cioè con la necessità di vivere queste visioni attraverso gli occhi, attraverso i racconti, attraverso le sensazioni, se ci sono, o le emozioni, se ci sono, di una persona che effettivamente questi atti li ha vissuti. Questa è sicuramente l'ibristofilia, uno dei principali motivi di avvicinamento a questo tipo di personaggi. Dopodiché abbiamo, sempre all'interno delle patologie che possiamo definire sadico-sessuali o relative comunque alle fantasie sessuali, quella che viene molto semplicemente chiamata la sindrome della Bella e la Bestia, cioè
il tollerare una certa quantità di vicinanza con il dolore e con la paura, con il pericolo, anche se hai la sensazione che effettivamente questo pericolo non potrà portarti a patire una fine simile a quella delle vittime dei serial killer, ma contemporaneamente ne hai un minimo di possibilità in quelle che possono diventare, vedremo nella storia, delle vere e proprie relazioni amorose con i serial killer, con una certa quantità di tempo libero da passare assieme, quindi con la possibilità che questa sindrome della Bella e la Bestia sia qualcosa di effettivamente determinato. Ovviamente poi c'è una grossa fetta, un secondo, diciamo, gruppo di sindromi, se vogliamo chiamarle così, che riguardano le serial killer groupies o le true crime groupies, che riguardano per esempio il bisogno di nutrire, la sensazione che nel racconto di molte donne che si avvicinano a questi criminali ci sia praticamente l'espressione della possibilità di andare a vedere, di andare a intravedere all'interno della personalità di un personaggio come Richard Ramirez, per esempio The Night Stalker, piuttosto che Jeffrey Dahmer, piuttosto che qualsiasi personaggio, John Wayne Gacy, vi ho citato alcuni personaggi che ci faranno comodo questa sera per l'indicazione di alcuni punti della nostra indagine, la possibilità di intravedere praticamente all'interno di questi personaggi il ragazzino, il bambino che non è mai cresciuto e che ha bisogno di protezione che la stessa società prima gli ha negato, andando a costruire praticamente una dinamica di sfogo della violenza all'interno di questo tipo di atti, e poi continua a negargli nel momento in cui una condanna effettivamente viene comminata, e quindi queste donne hanno la sensazione di volersi mettere a baluardo di protezione e di nutrimento per questi bambini che non si sono mai potuti riconoscere e che effettivamente non riescono ancora a riconoscersi, soprattutto di fronte a quelle che sono le condanne della società. Molto simile a questa sindrome, fra virgolette, da Croce Rossina, che possiamo identificare come il bisogno di nutrire, c'è ovviamente la possibilità di totale salvataggio. Il totale salvataggio diventa molto spesso, anche attraverso i canali spirituali, un tentativo di redenzione, quindi una ricerca di possibilità di mettersi come baluardo di transizione per una vera e propria redenzione, non soltanto materiale ma anche spirituale, di questi personaggi. Queste sono ovviamente le due principali sindromi che possiamo identificare all'interno del concetto di Croce Rossina. Poi arrivano le vere e proprie relazioni amorose, nel senso che non è negabile, e io continuo a mantenere la mia posizione dritta del Teo crack apart alla botteguccia dei sigilli, relative al fatto che un serial killer in una maniera o nell'altra ha sicuramente, al di là di quello che può essere una volontà di nascondere le proprie emozioni, una incapacità effettivamente di dare luogo alle proprie emozioni in termini fra virgolette normali, se vogliamo utilizzare questo tipo di termine, c'è la possibilità che si intersechino delle relazioni amorose importanti che possano essere portate avanti. Ovviamente questo tipo di discussione è relativa anche alla capacità di manipolare di alcuni di questi personaggi, che non si abbassa in generale, anzi tende a diventare estremamente più alta, perché va a puntarsi all'interno di quelli che sono alcune piccole lacune emozionali che vengono sviluppate dalle true crime groupies, in modo tale da poterle, pensate, spingere addirittura a commettere dei reati per loro. Questi sono dei casi che poi tratteremo durante la puntata e di cui vi darò alcuni esempi, casi in cui fisicamente sono state spinte a commettere dei reati o fisicamente sono state spinte, per esempio, a nasconderli o semplicemente portate, con termini manipolatori narcisistici, in termini, voglio dire, a livello eccezionale, portate a essere delle vere e proprie salvatrici, legandoci a quello che abbiamo detto prima. Ovviamente
una delle prime voci che riguarda le relazioni amorose è la sindrome del fidanzato, della ricerca del fidanzato perfetto. Fondamentalmente una donna che ha avuto diversi problemi nel riuscire ad affermare la propria posizione dal punto di vista emotivo in una relazione potrebbe pensare che il non dover sopportare i problemi quotidiani della maggior parte delle relazioni, la possibilità di convincersi che qualcuno le ama ma che contemporaneamente non è continuamente accessibile, può mantenere questa fantasia carica per tanto tempo. Quindi il fidanzato perfetto, anche se verrebbe da ridere, potrebbe essere rappresentato esattamente da un personaggio come Charles Smith, per esempio, colui che è stato, insomma, un torturatore, un violentatore che ha seppellito diverse donne all'interno di quelli che sono i deserti dell'Arizona, piuttosto che altri personaggi, come poteva essere lo stesso Durant. Un altro dettaglio dal punto di vista psicologico affrontato anche da Colin Wilson, studioso che abbiamo già citato in diverse puntate della botteguccia dei sigilli, soprattutto in relazione a quelle che sono le pulsioni psicosessuali, l'idea di riconquistare il maschio perduto, ovvero di andare a recuperare quella figura che si è posta come maschio alfa, ma che poi contemporaneamente si è resa responsabile di crimini veri e propri come l'abuso o semplicemente comportamenti di trascuratezza relativi alla figura paterna, potrebbe essere un'altra sindrome importante per le true crime groupies. Quindi riconquistare il maschio perduto, che è una sindrome che contemporaneamente evidentemente è legata anche a una sindrome di bassa autostima che in qualche maniera si lega anche alla prima ricerca del fidanzato perfetto, cioè la sensazione di non poter trovare un uomo giusto per sé e quindi di rivolgersi a un personaggio che, essendo chiuso in prigione e che essendo oltretutto colpevole di atti bestiali, potrebbe sostanzialmente rendersi molto più facile da essere coinvolto all'interno di una relazione. Ovviamente tutti questi dettagli, tutte queste categorie, tutti questi suggerimenti che io vi sto dando sono interlacciati ovviamente l'uno con l'altro, perché non possono essere considerati come unici, così come non possono essere considerati unici i motivi che spingono un serial killer a diventare un serial killer. Le personalità vanno ad allacciarsi in maniera sempre più compenetrata, e laddove c'è un buco emotivo di uno, sembra evidentemente formarsi la capacità di penetrare dell'altro. L'esclusività, la sindrome dell'esclusività, cioè la sensazione di avere un senso di proprietà totale, esclusiva, unica sui fatti degli assassini, e quindi di fungere anche da confessore, sostanzialmente da intimo confessore, è un altro di quegli elementi che all'interno di quelle che possiamo definire le sindromi da relazione amorosa vanno a intersecare, vanno praticamente a interlacciare tutti gli altri suggerimenti che io vi ho dato per lo studio di questo tipo di fenomeno, che è un vero e proprio fenomeno oggigiorno considerato psichiatrico. Se vogliamo andare a chiudere praticamente l'elenco di quelle che sono le categorie, le quattro macro categorie, arriviamo al sensazionalismo e alla ricerca di attenzione, che anche qui fanno da contorno, vanno ad arricchire, vanno a dare colore a tutto quello che è stato praticamente la descrizione delle motivazioni di prima. La ricerca d'attenzione, ovviamente, essere coinvolti all'interno delle vicende di un assassino fa in modo che una persona che non si sente sufficientemente padrona della propria vita, o che ha questa necessità sostitutiva estremamente diffusa oggigiorno evidentemente di essere al centro dell'attenzione su tutti i media anche per cose futili, li portino addirittura a ricercare in realtà l'attenzione di cose che futili non sono, come l'essere coinvolto nella descrizione di atti di tribunale relativi effettivamente a comportamenti di tipo mostruoso.
L'eminenza è qualcosa di leggermente differente rispetto all'attenzione, nel senso che qui c'è proprio la sensazione psicologica, quindi che va a trascendere nel psichiatrico, che porta una persona ad avere una vera e propria mancanza di relazione con se stessi, al punto di trovarsi talmente vuoti e talmente soli che la relazione di ricerca non è semplicemente una relazione amorosa con un partner, ma è la relazione di qualcuno che ti faccia con esso diventare un qualcuno da nessuno che tu sei. Quindi attenzione ed eminenza sono sicuramente due porzioni della stessa, diciamo, della stessa sindrome, se vogliamo chiamarla, del sensazionalismo e della ricerca dell'attenzione, che va sicuramente a legarsi anche alla necessità di dramma, laddove il dramma televisivo, il dramma di tutti i giorni, ci viene purtroppo evidentemente mostrato a più livelli sulle televisioni, quelli che sono i media, quello che è semplicemente la volontà di farci paura. La paura diventa un mezzo per partecipare, la possibilità che possa verificarsi qualcosa di sorprendente in cui noi prendiamo parte diventa sostanzialmente evidente. E io qui ancora una volta dico, ragazzi, cerchiamo di evitare di essere estremamente crudeli nel voler condannare il comportamento di un serial killer, perché io vorrei chiedere se tutte queste cose di cui ho parlato finora in questo quarto d'ora, in questa ventina di minuti, non ci riportano per esempio a pensare a tutte quelle persone che, invece che chiamare i soccorsi quando c'è qualcuno che sta male, si mettono a fare i video con i telefonini, perché questo è il 2024 in cui viviamo, ok? Sicuramente questo è da tenere in conto. Ovviamente l'abilità dei serial killer, che vengono definiti pifferai, un esempio è Charles Smith, quello di cui vi ho parlato prima, adesso ve lo faccio vedere, personaggio insomma non particolarmente attraente, apparentemente era tra l'altro anche abbastanza basso, timido, non era un personaggio che sembrava poter tenere, come dire, il centro dell'attenzione, ma usciva con ragazzi più grandi, e attorno alla metà degli anni 60 Charles Smith ha mantenuto praticamente una fedeltà di sue amiche, al punto di persuadere due di queste sue amiche, e in particolare Mary Ray e French, a andare a violentare e uccidere un'altra amica, Eileen Rove, all'interno del deserto nelle vicinanze di Tucson in Arizona. Purtroppo il suo come dire, percorso di sangue non si è fermato lì, però evidentemente è estremamente importante, perché ci dà un primo esempio di quelli che vengono chiamati i pifferai. Lui venne chiamato effettivamente il pifferaio di Tucson, ma questo è un evento praticamente dovuto sicuramente alla capacità manipolatoria e a quella che era l'eccentricità del personaggio Charles Smith, che ci riporta ovviamente a quello che è il pifferaio numero uno, a cui io ho dedicato ovviamente anche una puntata monografica, e a cui sicuramente si fanno riferimenti all'interno del serial killing in maniera estremamente abbondante. Ovviamente stiamo parlando di Charles Manson, che è sicuramente uno dei personaggi più relativi a questo discorso del pifferaio magico. Fra gli altri, evidentemente, una delle persone che rimase più vicina e che addirittura agì praticamente sotto quella che è stata il condizionamento di Charles Manson, almeno per quello che dicono i tribunali e per certi aspetti per quello che viene detto anche dalla stessa Susan Atkins, eccola qui, è Susan Atkins, che ha confessato i crimini relativi alla bruttissima notte di Cielo Drive, in cui perse la vita la moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, e anche altre persone, e gli omicidi di Leno e Rosemary la Bianca. Andate a vedere la puntata che ho dedicato interamente ovviamente alla questione Manson, ma la potenza di Manson era talmente tanto forte che, al di là di quelle che sono state le sue peregrinazioni mentali
che lo portarono a considerare l'idea che si era praticamente sul limite della possibilità dell'inizio di una rivoluzione di tipologia interrazziale all'interno degli Stati Uniti, in cui sostanzialmente le persone di colore avrebbero fatto una vera e propria rivoluzione e che la rivoluzione andava innescata da atti di violenza con il suo procedimento dell'Helter Skelter, richiamato praticamente grazie alla sua manipolazione, a quello che è stato un vero e proprio plagio sulle persone che lo hanno portato, MK Ultra parte, ragazzi, ha portato queste persone, in particolare queste donne, un gruppo di donne che comprendeva la Atkins e poi Leslie Van Houten e Patricia Krenwinkel, non soltanto a essere in alcuni casi coautori dei crimini con altre persone spinte da Charles Manson e quindi condannabili e condannate, ma a inscenare delle vere e proprie manifestazioni con quelli che sono stati eventi simili al rasarsi i capelli in segno di protesta, con tatuaggi particolari come quella che era stata anche la svastica in termini ovviamente orientali, in termini di rappresentazione di sole che gira e porta l'energia per la rivoluzione, non ovviamente in termini legati al nazismo, e una serie di informazioni che ci parlano di come il pifferaio magico Charles Manson abbia potuto agire salvando le vite per strada di persone che sostanzialmente non trovavano posto all'interno della società che era già piuttosto alienata. Stiamo parlando del grande periodo che io ho descritto anche in una puntata relativa all'Istituto Tavistock, a quello che è la manipolazione del pensiero grazie alla CIA, alle sperimentazioni delle droghe, a tutto ciò che riguarda insomma un periodo storico che potrebbe essere sembrato rivoluzionario, ma che in realtà probabilmente è stato un esperimento per provare quello che oggi sta avvenendo senza le droghe, ok? Ma sta avvenendo con la droga più semplice di tutte, ovvero l'informazione dedicata alla paura. Quindi vi invito ovviamente, questa è una puntata in cui vi invito ovviamente ad andare a vedere anche altri episodi della Botteguccia perché sono necessariamente legati. Ma oltre ad averli salvati, oltre ad averli fatti sentire amati, questa è la cosa fondamentale, una delle cose fondamentali che Manson era estremamente bravo, li definiva i propri bambini, li definiva quei bambini che un giorno verranno con i coltelli in mano perché li avete creati voi, indicando la società. Sostanzialmente li ha messi nella condizione di poter credere di far parte di qualcosa di più grande. È possibile che persone come quelle, come Patricia Krenwinkel, come Susan Atkins, come Leslie Van Houten e, per non ovviamente sottovalutare anche il passaggio di membri maschili all'interno di quella che è stato il gruppo di Charles Manson, è possibile che avessero una forma di rabbia e di renitenza al tentativo rivoluzionario degli anni 60 già evidente, ma sicuramente Charles Manson, pifferaio come altri pifferai, è riuscito ad andare a manipolare i suoi seguaci in maniera tale da renderli invincibili e sostanzialmente allineati con l'idea di una manifestazione del Cristo in terra in termini di redenzione dell'anima durante la vita materiale. E quindi questo è diventato estremamente importante e purtroppo li ha portati a fare dei crimini. Ovviamente, come ho già detto anche nella puntata di Manson e come può essere trattato in maniera estremamente importante, bisogna considerare anche che l'idea di MK Ultra, delle manipolazioni quindi della CIA legata anche a dei nazisti portati da noi grazie al fatto che dai processi sommari ai nazisti sono scomparse, insomma, una serie di persone. Sono scomparse sia le persone che servivano per fare le armi che persone che legate alla scuola di Francoforte e alla manipolazione legata al Tavistock Institute, guarda caso, avevano un'importanza dal punto di vista psichiatrico e psicologico estremamente densa, ok? Per quello che sarebbe stata la stagione della contestazione, l'idea di costruire un sistema di violenza senza violenza. Una dittatura senza dittatura visibile. Quindi questo è sicuramente importante e MK Ultra potrebbe aver avuto parte in questo tipo di avvenimento. Ma quante ce ne sono di queste true crime groupies? Ce ne sono veramente tantissime, ok? Ce ne sono alcune che sono state estremamente eminenti.
una di queste persone che ha avuto rapporti con più serial killer nella propria vita, sposandone poi uno e andando a raccontare in maniera dettagliata i crimini di questa persona, è sicuramente Sandra London. Adesso vado a farvela vedere. Eccola qua, una persona che innanzitutto è entrata all'onore delle cronache non soltanto per aver incominciato a parlare con i serial killer dal punto di vista, cioè a tramite una stretta relazione epistolare durante gli anni 70, 80 e 90, ma è stata inizialmente fidanzata con un serial killer, Gerard Schaefer, un uomo che è stato condannato per due omicidi negli anni 70, anche se in realtà è stato praticamente sospettato di aver ucciso fra le 80 e le 120 persone in 8 anni. Lo ha aiutato praticamente a fare una raccolta di narrativa che raccontava i crimini come se fossero stati reali, e questo è un aspetto estremamente importante che vedremo si ripeterà anche nel caso di un uomo eminente all'interno di questo tipo di relazione epistolare, e poi addirittura con un aiuto in termini di costruzione della narrativa letteraria. Ha avuto dei rapporti anche con il famigerato Keith Jesperson, l'Happy Face Killer, quindi il killer degli smile, per intendere, facendo in modo di pubblicare le sue idee praticamente su internet, facendolo anche piuttosto inalberare, e effettivamente poi ci sono anche le possibilità di andare a recuperare queste discussioni e questa fornitura di informazioni all'esterno del carcere da parte di Sandra London, che però aveva praticamente appena incominciato a fare il suo lavoro, perché la sua cosiddetta vera cattura è stato lo squartatore di Gainesville, ovvero Danny Rolling. Ecco, in questo caso Danny Rolling, che praticamente si è fatto condannare da solo a causa della sua di un nastro che lo sentiva recitare praticamente la paura e la frustrazione per aver dimenticato alcune attrezzature da campeggio in una zona dei tre omicidi principali che ha commesso all'interno della sua vita, personaggio che ha anche detto di essere stato posseduto da un'entità malvagia, è stato avvicinato da Sandra London e praticamente ha fatto in modo di scrivere un libro con lei. Cioè, proprio grazie a lei è stato scritto questo Danny Rolling Serial Killer, intervista in cui praticamente è evidente che la nostra Sandra London va decisamente a sottovalutare quelle che sono le responsabilità di Rolling, fino al punto in cui la loro comunicazione epistolare li condurrà addirittura a costruire una vera e propria relazione amorosa, praticamente iniziata all'inizio degli anni 90, nel 1993, quando è stato annunciato il proprio fidanzamento. Vedete che nei vari dettagli che io vi ho descritto in termini di motivazioni che portano le True Crime Groupies ad avere questo tipo di posizionamento nella vita dei nostri killer, scusate, molti degli eventi, molti dei dettagli, dei suggerimenti che io vi ho dato vanno a interlacciarsi l'uno con l'altro. In questo caso c'è la necessità di prendere il controllo unico su quelli che sono gli atti dei killer, c'è la possibilità di prendere una posizione unica all'interno di una vita emotiva che non è mai stata sviluppata a pieno. Ci sono tante motivazioni e una certa vicinanza con la sensazione del male, con la sensazione della violenza, con la sensazione del mostruoso, che riportano all'ibristofilia sia in termini di sia in termini attivi che passivi. Se leggete il libro scritto da Sandra London, praticamente editato e scritto da Sandra London sulle sue interviste con Danny Rolling, vi renderete conto assolutamente di quanto la partecipazione all'interno della violenza viene fuori in maniera molto 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 chiara, quasi come se fosse un vicariato della violenza stessa. Quindi ritorniamo all'ibristofilia vicaria, insomma, di cui parlavamo all'inizio, e una serie di altre manifestazioni. Sandra London sicuramente una dei personaggi più importanti. Ma chi sono queste serial killer groupies, queste true crime groupies? Come ho detto all'inizio, come ho introdotto,
nella maggior parte dei casi sono persone con una posizione economica salda. Alcune di queste sono già sposate, alcune di queste sono già madri. È possibile che in generale lavorino in un campo correlato a quelle che sono le indagini, per esempio in un campo relativo alla psicologia o alle forze dell'ordine. Non è nuovo a nessuno, penso, il posizionamento di quella che è la psicologa di Tony Soprano all'interno di una delle più celebri serials che siano stati prodotti negli ultimi anni. Anche se non ci sono dei veri e propri, come dire, delle vere e proprie manifestazioni di bristofilia in quel caso, è evidente che diversi studi, e in particolare lo psichiatra forense estremamente celebre Park Dietz, è andato a citare il fatto che fondamentalmente, nonostante questo tipo di posizionamento all'interno della società, non si stupisce del fatto che siano persone fondamentalmente bisognose e dipendenti, ma dal punto di vista emotivo, sostanzialmente come una cura del transfert psicologico, vanno a succhiare una parte dell'ego di questi uomini e praticamente vanno a ricostruire una sensazione globale di controllo sulla propria vita e sugli eventi esterni, grazie alla vicinanza con personaggi così pericolosi e così, vogliamo usare uso la parola cattivi, ma oramai insomma mi conoscete, ecco, non è così evidente, anzi non ha molto senso effettivamente usare la parola cattivi e buoni quanto interpreti eventualmente di una condizione anche karmica che ha portato a dei risultati di un certo genere durante la propria vita. Una grande percentuale di questi personaggi è praticamente stata allevata in ambienti cattolici. È stata fortemente magari esposta a sessismo piuttosto che sottomissione, piuttosto che insegnamenti di negazione o repressione della sessualità. Ci sono degli elementi di scarsa autovalutazione che portano evidentemente alla responsabilizzazione nei confronti di un personaggio come un serial killer, a qualcosa che li porta addirittura a rinunciare al lavoro, a rinunciare alle famiglie, a spendere soldi per i serial killer, ad essere attratte, come abbiamo detto, dallo status di celebrità, okay, che viene guadagnato in queste condizioni. Potrebbero praticamente prendersi, come abbiamo detto prima, la possibilità, il merito, ecco, di aver riformato, di essere stato talmente efficace nella propria posizione di confessore, di essere stata in grado di riformare il criminale. Okay? Quindi qualcosa veramente di interessante. Si può fare anche un parallelismo dal punto di vista interspecie, anche se ovviamente deve essere considerato estremamente come dire parziale, ok, in termini di valore per quella che è la nostra ricerca, però effettivamente in particolare due psichiatri che hanno dedicato il proprio lavoro, Richard Brangman e Dale Peterson, hanno scritto un libro che si chiama Demonic Males, maschi demoniaci, per andare a praticamente a studiare quello che è il mondo delle scimmie, in particolare degli orangotango, per capire effettivamente qual è la radice genetica, se effettivamente ne esiste una fra scimmie e uomini, che porta alla violenza negli esseri umani. È evidente che nei gruppi primari gli uomini, i maschi, sono sicuramente più portati a istigare lo stupro, la guerra, la maggior parte delle condizioni in cui possono esprimere violenza, ma è anche vero che hanno studiato largamente in questo libro come i primati femmine preferiscano avere maschi più grandi e aggressivi, più rumorosi, più chiari nel mettere dei marcatori di mascolinità all'interno della realtà che loro controllano. Qui ovviamente in questa puntata, ragazzi, non stiamo assolutamente dicendo che le donne scelgono i maschi assassini, ok? È ovvio, sarebbe una banalità, ma tendo a volerla ribadire. Però evidentemente bisogna considerare che esiste una risposta strategica all'interno di una società alienata, una risposta strategica di evoluzionismo femminile che porterebbe ad adeguare i propri comportamenti da parte di una serie di donne che patiscono di più quell'alienazione,
okay, che abbiamo all'interno della società, includendo sostanzialmente non soltanto la vicinanza, non soltanto l'agire come dei confessori, ma agire addirittura come delle collaboratrici, okay, nei confronti di questi serial killer. Quindi questo è evidente che si tratta di uno studio, come dire, collaterale, che però ci porta anche a pensare che, per esempio, l'uomo, il serial killer, non ha neanche la necessità di essere attraente. Nella maggior parte dei casi, l'attrattiva fisica, che molto spesso ha preso, voglio dire, un valore piuttosto importante all'interno della società, tendenzialmente non è un valore, non è un marker, ok, determinante di mascolinità per quelle che sono le true crime groupies. Personaggi come Henry Lee Lucas, probabilmente uno dei peggiori, uno dei più prolifici serial killer, peraltro anche almeno parzialmente omosessuale o bisex, che ha avuto una relazione con Otis Tull, il suo compagno di crimini, anche a loro due ho dedicato una puntata che, se volete, potete andare a recuperare sempre qui sulla botteguccia dei sigilli. Una persona che probabilmente ha confessato più di 300 omicidi, anche se probabilmente ne ha commessi un centinaio, solo fra virgolette un centinaio. Era una persona con un occhio di vetro piuttosto brutto, quasi storpio, piccolino, con una marea di problemi di crescita relativi alla famiglia in cui è stato allevato, terrificanti. Eppure effettivamente è stato considerato un elemento talmente interessante da parte di una gruppi del true crime, in particolare per escogitare un complotto per fare in modo di liberarlo, fingendosi la sua ex fidanzata, che è stata presumibilmente invece assassinata da Henry Lee Lucas. Quindi, ragazzi, siamo veramente a dei livelli incredibili, e i livelli, non dico più alti, ma sicuramente importanti, li raggiungiamo con Richard Ramirez. Richard Ramirez, The Night Stalker. Anche a lui ovviamente ho dedicato un video, questo andatelo assolutamente a vedere, l'avevo dedicato anche con un amico che ha collaborato con me per alcuni video. Richard Ramirez, personaggio che effettivamente identificava nel comportamento, nel modo di cercare le vittime, nel modus operandi dei crimini, nel suo comportamento in aula, si identificava praticamente con la figura più vicina a quella di un vampiro, peraltro anche, come vedete, con legami dichiarati in ambienti satanici. Ma quello che ci interessa di più questa sera di Richard Ramirez, al di là dei suoi crimini terrificanti che non guardavano in faccia a praticamente nessun tipo di vittima, uomini, donne, piccoli, grandi, persino donne anziane, è riuscito ad essere praticamente avvicinato, corteggiato per anni, nonostante tantissimi rifiuti e contemporaneamente praticamente aiutato a scrivere le proprie memorie, avvicinato per ottenere vestiti piuttosto che per avere regali, da una cronista che aveva in questo caso una redattrice freelance di riviste con una laurea e con un livello intellettivo decisamente alto e anche culturalmente rilevante, una ammiratrice che si chiamava Doreen Loy, che è riuscita alla fine a spuntare fra tutte quelle che sono state abbondanti le sue corteggiatrici, è riuscita a spuntare praticamente la palma del matrimonio con Richard Ramirez, al punto di decidere di rimanere praticamente vergine tutta la vita e di non diventare mai una madre, a costo di potersi legare a questo personaggio che ovviamente non negava all'aula, come vedete, anche atteggiamenti estremamente cinematografici, oltre che in qualche maniera legati anche al satanismo. Punto che tra l'altro ha portato anche la figlia di Anton LaVey, Zina LaVey, che oggi ha cambiato completamente la sua posizione, non è più appartenente alla Chiesa di Satana di Anton LaVey, ma si è spostata addirittura per una ricerca personale, assolutamente merito a lei, all'interno del buddismo tantrico, ma l'aveva portata ai tempi ad avvicinare Richard Ramirez per proporgli la possibilità di entrare all'interno della Chiesa di Satana. Quindi effettivamente Richard Ramirez si sposò con Doreen Loy,
nel 1996, anche se lui era stato condannato a morte, e dichiarò anche che nel momento in cui sarebbe stata effettivamente dichiarata la morte di Richard Ramirez, lei si sarebbe suicidata. Quindi sicuramente un condizionamento importantissimo nei confronti di questo personaggio, che fra gli altri ovviamente era un personaggio fra i più carismatici all'interno del true crime. In questa foto è presente anche un altro personaggio che ci sarà estremamente utile per chiudere la nostra puntata. Lo vedete lì assieme a Doreen con Richard Ramirez, e si tratta di Jason Moss, che è stato un altro collaboratore epistolare, un comunicatore epistolare, un collaboratore di serial killer per la scrittura di un libro, in particolare con John Wayne Gacy, e in particolare una persona che si è tolto la vita in circostanze, tra l'altro, particolari, ancora una volta per motivazioni pseudo, come dire, spirituali. Quindi ce lo teniamo lì e andremo a rivederlo nella chiusura di puntata, perché, come abbiamo detto, non si tratta semplicemente di donne. Le donne cercano un legame, anche una vicinanza, in relazione a tutti quelli che sono stati i dettagli che abbiamo descritto. Gli uomini spesso arrivano ad avere una condizione di vera e propria sottomissione e di ammirazione nei confronti dei serial killer. La possibilità estrema, diciamo, di collaborazione, cioè di vicinanza, porta addirittura alla collaborazione. E l'evento, secondo me, più importante che va citato relativo a quelle che sono le true crime groupies e i serial killer è quello degli Hillside Stranglers. Adesso ve li faccio vedere, gli strangolatori della collina, due personaggi che alla metà degli anni 70 hanno portato a termine, fingendosi operatori di polizia e non soltanto, hanno portato a termine purtroppo 12, almeno 12 omicidi fino alla fine degli anni 70. Si trattava praticamente dei due che vediamo qua, in particolare i due cugini Ken Bianchi e Angelo Buono. Il secondo, tra l'altro, gestiva un negozio di tappezzeria vicino a Los Angeles e si sarà occupato nel tempo di far sparire praticamente molti dei corpi all'interno delle discariche che erano vicine al suo negozio di tappezzeria. Quindi da questo punto di vista non sono stati estremamente furbi, tanto per fare un po' di ironia amara, ma la cosa più importante è questa persona qua, Veronica Lynn Compton, in particolare. Un personaggio veramente degno di nota all'interno della storia delle nostre true crime groupies, perché la Compton, drammaturgo, attrice, aveva contattato uno dei due, aveva contattato Bianchi in prigione, sostanzialmente per dargli la possibilità di dargli una collaborazione per una commedia che lei stava scrivendo su un killer femminile. Da qui le cose sono cadute velocemente dal punto di vista di una semplice, come dire, collaborazione epistolare, fino al punto di una manipolazione e di una debolezza dall'altra parte talmente evidente da parte del Bianchi nei confronti di Veronica, al punto di convincerla a, con il fascino, di andare in giro per il paese fondamentalmente a uccidere per procura. A uccidere per lui e fare in modo che lo strangolatore di Hillside fosse ancora al lavoro, ok? Quindi qua abbiamo un tripudio, di miscuglio, di pulsioni psichiatriche da una parte e dall'altra incredibile: il sensazionalismo, la necessità di essere proprietario dei crimini, degli atti e della vita di un'altra persona che in questo caso agisce in maniera reciproca, porterà Veronica Lynn Compton effettivamente nel 1980 ad avere contatto con questo personaggio e poi effettivamente a provare a portare a termine un omicidio all'interno della zona di Bellingham dove vivevano, e dopo aver effettivamente fatto check-in all'interno di un motel sulla strada, come ce ne sono tanti negli Stati Uniti,
praticamente ha identificato una donna che lavorava in un bar e ha tentato praticamente di strangolarla dopo averla portata con sé al motel per fare letteralmente due chiacchiere. Verrà praticamente arrestata e processata anche lei senza riuscire a portare a termine il crimine, ma indipendentemente dal fatto che sia riuscita o no a uccidere, è degno di nota che il tipo di rapporto, il tipo di manipolazione, il tipo di energia che va a svilupparsi tra questi personaggi è talmente alta, non semplicemente da creare una collaborazione, ma da portare a tutti gli effetti una True Crime Groupie a tentare di commettere o a commettere effettivamente un omicidio a causa della relazione che possiamo definire pericolosa, con una citazione letteraria colta, ok? Qualcosa veramente di determinante. Ma come abbiamo detto, il fascino, sebbene in maniera diversa e non necessariamente legato a questioni evidentemente sessuali, ma anche eventualmente sì, in questo caso omosessuali, avviene anche all'interno degli uomini, ma la possibilità di manifestare per procura la propria ibristofilia, quindi il proprio amore, la propria eccitazione per gli atti di violenza, in realtà si verificherà in maniera estremamente importante in questo personaggio qua che io vi faccio vedere, Jason Moss, che qua vediamo in compagnia di una delle persone più terrificanti del secolo scorso, John Wayne Gacy, il killer clown, insomma il clown che andava a fare le recite per i bambini in ospedale, contemporaneamente ha sequestrato, stuprato, ucciso e tagliato a pezzi più di 30 persone, tutte di sesso maschile, a causa della sua passione omosessuale, nonostante il suo legame originario con la moglie e una vita apparentemente normale. Praticamente Jason Moss ha dedicato il suo fascino per il serial killer a diverse persone, ha tenuto, come abbiamo visto prima, anche delle collaborazioni di tipo epistolare con Richard Ramirez, così come lo stesso Charles Manson, così come Jeffrey Dahmer, così come lo stesso John Wayne Gacy, e a quanto pare ha raccontato di aver praticamente incontrato il serial killer John Wayne Gacy per ottenere la possibilità di scrivere quello che sarà il suo libro The Last Victim, un viaggio reale all'interno della mente di un serial killer, che non verrà mai essere confermato, diciamo, come contenuto realistico di un incontro, soprattutto perché Jason Moss ha detto di essere riuscito a convincere, grazie allo stesso Gacy, le guardie carcerarie a lasciarli da soli all'interno di una stanza per chiacchierare fondamentalmente. Da qui il termine The Last Victim, l'ultima vittima, perché lui descriverà, una volta già avvenuta insomma la morte di John Wayne Gacy, che non potrà effettivamente confermare o smentire questo tipo di incontro, lui andrà a definirsi come la possibilità di essere stato quasi l'ultima vittima di John Wayne Gacy. Non è mai stata confermata effettivamente questa storia, nessuno si è mai preso la briga di chiedere alle guardie carcerarie se questa possibilità che fossero rimasti da soli fosse stata realistica, ma nella realtà dei fatti questo personaggio era arrivato a un livello di ammirazione e di legame mentale con questi personaggi al punto di leggere romanzi gay per riuscire a mettersi all'interno della mentalità comunicativa di John Wayne Gacy in modo tale da poter attrarre la sua attenzione in maniera più efficace. Evidentemente il desiderio di Moss di ottenere notorietà e di ottenere anche una surroga, di ottenere praticamente una sorta di forza, di violenza per vicariato nei confronti di Gacy è stato praticamente talmente evidente da essere stato indagato per quello che ha scritto e tenuto d'occhio dalla polizia, fino al punto in cui il 6 giugno del 2006, e qui c'è un riferimento anche satanico relativo a 6-6-2006, quindi all'interno della data simbolica che lui sceglierà per spararsi
alla testa nella sua casa di Henderson in Nevada e mettere fine quindi a quella che è stata una delle più importanti, fra virgolette, collaborazioni e comunicazioni epistolari e sintomo di dipendenza da parte, in questo caso, di un true crime groupie uomo nei confronti di una delle peggiori incarnazioni, ecco, che abbiamo avuto nel secolo scorso, veramente qualcosa di terrificante. Ok ragazzi, abbiamo fatto un bel viaggio questa sera all'interno delle True Crime Groupies. Se ci sono necessità o richieste di approfondimenti, sapete che io sono sempre disponibile. Siamo andati in onda di venerdì perché ogni tanto vale cambiare, dai, semplicemente. Adesso stiamo andando a creare dei nuovi contenuti in termini di pillola con il cinema, con Alessandro Ponziani. Torneremo in onda settimana prossima con il cinema con Alessandro Ponziani e torneremo in onda ovviamente senza mancare un colpo, senza smettere neanche d'estate, con la botteguccia dei sigilli. E sto preparando anche un nuovo canale, in realtà, che è già nato, che si chiama Bellum Perenne. Quindi se volete andare a collegarvi, ho spostato all'interno di Bellum Perenne i miei contenuti di quello che erano quelle piccole live che avevo fatto, sarcastiche, satiriche, su quella che è la realtà che viviamo tutti i giorni, che si chiamavano Satira in Grappetta. Se volete incominciare a unirvi al canale, a breve cominceranno anche dei piccoli contenuti lì, in cui praticamente mi spoglierò, ecco, del vestito di semplice informazione, comunicazione, infotainment che facciamo qua alla botteguccia dei sigilli, con quella che è la mia arte, che è la mia vita primaria. E lì invece vestirò i panni veri e propri del rompicoglioni satirico su aspetti della realtà in cui viviamo, perché vi do semplicemente un piccolo, come dire, là, non so esattamente, una settimana, 10 giorni, adesso vedrò di inserire dei nuovi contenuti su quel canale, Bellum Perenne, ma la prima cosa che mi viene in mente e che probabilmente tratterò è che BlackRock, ragazzi, il colosso BlackRock è arrivato a possedere 10.600 miliardi di dollari, ok, di assets vari. Quindi si tratta di una ditta che è in grado, a tutti gli effetti, di costruirla la distopia, ok, giorno per giorno. Questa potrebbe essere uno dei primi elementi trattati all'interno di Bellum Perenne. Adesso volevo vedere scrivervi anche, ma no, dai, ve lo metto in sovraimpressione, e quindi lo state già vedendo adesso in sovraimpressione. Io vi ringrazio, abbiamo quasi tirato l'ora. Ovviamente, come al solito, se volete andate a curiosare fra le opere di Craig Apart su Instagram, eccetera, tutto quello che io sto producendo, che è quella che è la mia vita primaria, al di là dell'informazione che faccio sulla botteguccia YouTube. Io vi ringrazio tantissimo, ovviamente, per avermi seguito, e ci vediamo con tutte le novità del cinema e con tutto ciò che ci aspetta anche nel nuovo canale di là a breve, Bellum Perenne Crack Apart. Grazie mille per essere stati con me, buonanotte True Crime Groupies, il Teo Crack Apart alla botteguccia dei sigilli. Ciao ciao.